E beati ragazzi, sono Gilbrag e sono qui oggi tornato a portare un video che sicuramente interesserà tantissimi di voi. Oggi infatti vi porterò quelli che secondo me sono dei piccoli esercizi che possono aiutarvi a buildare meglio, a migliorare la vostra skill nelle build battle e non solo. Prima di partire però vi ricordo che innanzitutto sono sempre apprezzati i likes e i commenti, ma soprattutto i commenti, perché io li leggo sempre, rispondo sempre a tutti, metto sempre il cuore a tutti, ed è la cosa che mi piace di più, il commento. Lo preferisco di gran lunga al like, però se lasciate anche un bel like è sempre ben accetto. Ricordo anche che se volete il video sulle migliori impostazioni di Fortnite, io lo farò, ma voglio che questo video arrivi a 50 likes. Ultima cosa, poi vi lascio al video. So che tanti di voi staranno per acquistare cose tecnologiche su Amazon per Natale, ovviamente, e quindi se siete ancora lì, non avete ancora comprato niente, scrivetemi su Instagram che vi darò una mano e vi darò un consiglio su cosa acquistare al miglior prezzo, perché ci navigo spesso su Amazon e io vi posso dare una mano. Allora raga, oggi non andiamo in parco giochi, ma andiamo in creativa, perché ho visto che effettivamente è meglio andare in creativa che in parco giochi. Avviamo un server e ci vediamo direttamente dentro. Come vedete preferisco la modalità creativa e non la parco giochi, semplicemente perché ho materiali infiniti, non devo per forza farmarli, e quindi è una cosa molto più comoda. Allora, come state vedendo, questo qua che sto facendo adesso random è il primo esercizio che io consiglio di fare a tutti. Adesso io lo sto facendo molto random, quindi mi fermerò probabilmente perché mi sbaglierò. Però per adesso lo sto facendo veramente, veramente bene. Adesso lo sto facendo veloce. Poi vi farò vedere brevemente in cosa consiste e perché io consiglio di farlo. Qua tra l'altro ho sbagliato. Comunque, come vedete, è anche figo da farci. Io lo faccio proprio così quando non so cosa fare, quando magari non ho amici con cui giocare e nemmeno iscritti. Tra l'altro, se volete giocare con me, basta che mi inviate la richiesta. Io accetto sempre tutti. Mi chiamo YouTube Gilbeu, come starete sicuramente leggendo, quindi mandatemela pure, perché io accetto tutti. Comunque questo movimento qua lo si fa fino a quando non si raggiunge la cima. Qua come vedete sto sbagliando, perché ho iniziato da adesso a giocare a Fortnite. Da stamattina ho appena acceso, volevo registrare un video perché ve lo voglio portare domani. Allora raga, in cosa consiste questa roba qua? Questo piccolo esercizio che mi sta aiutando veramente tanto per migliorare nelle build battle. Infatti ne sto facendo molti di più rispetto a prima. Ovviamente, come in ogni cosa, l'allenamento ha sempre e porta sempre i suoi frutti. Quindi allenatevi in ogni cosa, perché i risultati, anche se non arriveranno subito, comunque arriveranno, raga, non demordete mai. Allora, in cosa consiste questo allenamento qua? Questo allenamento qua è un allenamento che vi servirà poi nelle build battle. Infatti, cosa dovrete fare? Voi dovrete cercare di coprirvi il più possibile e intanto salire. Io infatti faccio scala muro, poi scala muro, poi faccio giù destra, poi su destra, avanti, scala scala, tutto così. È un movimento che poi vi verrà automatico, vedete? Poi ancora così, pam pam. Io adesso fatico più a farlo lento che veloce. Adesso lo sto facendo proprio lento per farvelo capire. Le prime volte vi conviene farlo lento, così evitate di sbagliare. E lo fate fino a quando non arrivate al limite massimo, perché c'è un limite massimo per salire. So che direte: ehi, ma non è il metodo più veloce per salire. Infatti il metodo più veloce per salire è 90 degrees, ovvero il 90 gradi, che sì, è più veloce perché evita questo movimento qua, evita questo movimento qua. Ma fa semplicemente così, pam, scala, muro, cioè scusate, muro, muro, scala, poi muro, muro, scala, poi muro, 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 scala, e tutto così. E quindi sì, è più veloce, però vi copre di meno nel momento in cui state facendo la build battle. Magari questo, secondo me, il 90 degrees è più utile in solo, perché non avrete altra gente oltre a quella a cui state facendo build battle che vi sparerà.
Infatti non vi serve più di tanto coprire, non vi serve più di tanto coprire l'edificio che state facendo, perché nessuno vi sparerà. Mentre in squad vi servirà assolutamente, perché nel momento in cui andate voi a costruire e fare build battle con uno degli avversari, gli altri avversari vi spareranno. E quindi se voi vi coprite solo con due cose, siete più facili da tirar giù. Ed è per quello che in questo caso qua interviene il movimento che faccio io, che anziché essere un 90 gradi è un 180. Quindi avrete due coperture in più che vi permetteranno di cadere meno volte, perché vi cercheranno di sparare, ma voi nel frattempo avete il tempo di fightare con uno, perché il tempo che vi tirano giù quattro cose, perché voi costruite 1, 2, 3, 4, cioè vedete che ne costruite, voi ne costruite 1, 2, 3 e 4, costruite 4 cose, quindi vi devono sparare a 4 muri per farvi cadere, mentre se voi fate il 90 degrees ne costruite solo 3. Sì, è più veloce, perché è più veloce, però ha i suoi contro. Io vi dico, in solo faccio il 90 degrees, in squad preferisco fare quello che vi sto mostrando io, che è tipo un 180, anche se in realtà non è un 180 completo. Quindi allenatevi. Una cosa che sicuramente vi può aiutare è il fatto che sulla destra c'è un timer, come vedete. Adesso ci sono 3 ore, 48 minuti e 30 secondi. Comunque, se voi vi mettete il tempo in cui partite, ad esempio dite a 3 ore, 48 minuti e basta, parto. E poi cercate di arrivare fino all'inizio e vedere quanto ci mettete, così in modo tale capire se state migliorando con la velocità o no. Perché io so già che la gente si stancherà nel momento in cui non vede i progressi, e quindi se voi documentate i progressi sarete anche più spronati a continuare. Come vedete, adesso io non so quanto sia un buon tempo, perché io l'ho sempre fatto così just for fun, perché a me piace allenarmi, non è una cosa che mi stufa. Però se vi stufa potete giusto cronometrarvi e capire quanto fate, in modo tale da cercare sempre di migliorarvi. Io comunque magari un giorno mi metto lì lo cronometro. Comunque vi cronometro una cosa senza errori, perché la faccio spesso senza errori, quindi la faccio sempre, non dico sempre tutta giusta, ma 7 volte su 10 la faccio giusta senza incepparmi. Poi vabbè, adesso che sono bello freddo probabilmente mi incepperò una volta o due, perché capita. Comunque, ah no, vedete qua l'ho fatta tutta giusta, ci ho messo tipo 48 secondi a farlo tutto, però l'ho fatta abbastanza lenta, perché era solo in un video, volevo farvi vedere solo il metodo. Comunque, se vi mettete lì potete fare dei buoni tempi, raga. Quindi non demordete. Un'altra cosa che utilizzo io per, come allenamento per migliorare all'interno del gioco, non è tanto una build battle questo, ma semplicemente una costruzione. È una cosa che si vede tanto nel competitive, ed è costruirsi così e poi fare la capannina. Voi fate così, vi chiudete qua dentro. Poi fate, ha fatto una cosa così e lo rifate fino a quando non le fate tipo 10 di fila e vedete che lo potete fare veloce. Io adesso lo sto facendo abbastanza lento perché ho appena acceso, come vi ho già detto. Comunque, se vedete, vabbè, qua ho sbagliato. Comunque è una cosa che può fare chiunque, nel senso, non è che ci vuole più di sta grand skill. Sì, ovvio che magari all'inizio lo farete un po' lenti, come adesso sto facendo io, perché lo sto facendo malissimo. Comunque è una cosa che se vi mettete lì ci mettete poco ad imparare, quindi raga, non demordete. Un'altra cosa, un altro esercizio che faccio io spesso per migliorare nelle build battle, perché io ho un problema con le capannine, è per questo che adesso mi sto esercitando con le capannine. Quello che sto provando a fare adesso è costruire quello che fanno i pro. Costruire, fare pavimento capannina. Tipo siete da una sporgenza, siete tipo da qua, avete un nemico là, lo volete pushare senza cadere, fate così, che è il modo più utile per non farsi abbattere, perché il nemico dovrà abbattere, anziché due cose, ne dovrà abbattere quattro. E quindi è una cosa che sicuramente adesso vi creerà disturbi epilettici, perché vedere tutte queste cose veloci vi creerà disturbi epilettici. Però è una cosa che vi può aiutare veramente tanto in game. Una cosa che posso consigliarvi, ma di cui non mi reputo bravo, perché è una cosa che non faccio mai, perché in game non trovo quasi mai l'occasione per farlo. Vabbè,
Una è la tripla scala, ma quella penso che ormai sapete farla abbastanza tutti. Io non dico che la faccio bene, perché come vedete non la faccio bene, perché è una cosa che non faccio mai. Non la trovo una delle cose più utili da fare, e quindi non è una cosa che faccio spessissimo. Comunque può sicuramente aiutarvi, già solo, non tanto a farla, perché in game io sono quasi sicuro che non la faccia quasi nessuno in game, cioè molto raramente si fa. Però sicuramente a prendere confidenza con le costruzioni, quello sì, vi aiuterà sicuramente, quindi fatelo. Io tutte le volte preferisco fare questa qua, che è la doppia scala e doppio muro. Vabbè, una cosa di cui vorrei imparare, vabbè, come vedete non sto facendo nemmeno bene questa, perché come vi ho detto ho appena acceso, quindi sembro bello ritardato. Una cosa che vorrei provare è fare la doppia scala, doppio muro, doppio pavimento, ma è una cosa che non sono ancora in grado di fare, non so nemmeno come si fa, non ho mai provato, perché è una cosa veramente che richiede veramente tanto impegno e non so fare bene. Voglio imparare però, raga, quindi mi metterò sotto e imparerò, perché è l'unico modo per migliorare. Io voglio migliorare, quindi un'altra cosa che vorrei imparare a fare è mettere le capannine ai nemici, che io, raga, non sono capace. Cioè non mi viene mai in mente di farlo. Cioè tutte le volte che provo a farlo, molto difficilmente mi viene. E tante volte me la faccio da solo la capannina. E quindi sembro anche non solo ritardato, ma anche una bella sega. Come vedete, raga, basta prenderci un pelo di confidenza e poi si fa tutto. Perché vedete, io mi reputo scarso, cioè mi reputo, no, in realtà scarso no, però mi reputo abbastanza nella media, medio scarso tra la gente che gioca a Fortnite. Però è una cosa che, raga, veramente è una cosa semplicissima da fare, questo esercizio qua, ma che vi può aiutare veramente tanto nel build fight. Un'altra cosa che secondo me può aiutare veramente tanti di voi a migliorare è una cosa che io non so fare bene. Tante volte in game mi vedete farla, ma è perché provo, ed è questa roba qua, ovvero scala, muro, muro, scala, muro, muro. Vedete, io tutte le volte mi impappino e non riesco a farla bene. Cioè se voglio farla bene mi impappino, sembro ritardato. Comunque è una cosa che voglio imparare a fare. Cioè vedete, ogni tanto la faccio giusta. Comunque è incredibile come il turbo building aiuti veramente tanto, perché voi dovete sapere che una volta non c'era il turbo building, e quindi buildare dovevi sprayare come un maledetto. Era tutto, ma dico tutto, più complicato. Comunque niente, raga, io spero che questo video vi sia stato utile. Se così fosse, vi invito a lasciare un bel likeozzo, perché è sempre bello bello gradito. Ma soprattutto un commento, perché mi aiutano a capire cosa voi volete da me. E niente, raga, ci becchiamo direttamente al prossimo video.